scontro fratricida al comunale di Cupello tra due squadre quasi dirimpettaie che si giocano il futuro nell'ultima gara di campionato. Finale thrilling dunque per Virtus Cupello e Casalbordino, assetate di punti e non completamente padrone del proprio destino. Entrambe le squadre sono impelagate in piena zona a rischio, con i locali che si sono complicati la vita nell'ultimo periodo e che adesso devono fare il bottino pieno e sperare in un contemporaneo passo falso di qualche diretta rivale. Il Casalbordino è messo anche peggio, se vogliamo, visto che i giallorossi del patron Santoro dovranno disputare certamente gli spareggi salvezza, ma se non vinceranno la gara odierna, sperando anche in un contemporaneo scivolone del Penne, dovranno rassegnarsi a giocare la sfida salvezza con i Vestini in campo avverso, con un solo risultato utile a disposizione per sperare nella permanenza in categoria. È fuori di discussione a questo punto l'estrema importanza della posta in palio e la tensione palpabile sul terreno di gioco e in tribuna. Il primo intervento della sfida salvezza aspetta Di Vincenzo, che disinnesca al lato la temibile stoccata in area di Ciafardini. Sull'altro versante il piazzato di Nicolò Margagliotti dall'illusione ottica del gol. La sfera si spegne in realtà a fondo campo. I giallorossi tornano a pungere con Salghero, che fa le prove generali al quarto d'ora quando stacca in area raccogliendo uno spiovente dalla sinistra di Pino, ma è decisivo due minuti dopo quando inquadra lo specchio della porta e trafigge l'estremo rosso-blu impattando sullo spiovente dal fondo di Ciafardini, sfera che si spegne nell'angolo più lontano e gioia sfrenata sulle tribune di fede giallorossa. I ragazzi di Carlucci si destano immediatamente e cominciano a dirigere le operazioni in maniera abbastanza evidente. Al 21esimo Napolitano frana in area, ma il direttore di gara, il signor Maione della sezione di Ercolano, non si fa intenerire e li sventola il cartellino giallo per simulazione. Virtusini ancora in avanti con il siluro dalla distanza di Conti, facile preda di Lalic, con il successivo rasoterra in mischia di Napolitano che sibila fil di palo e con l'assalto alla porta di Lalic che si accende inevitabilmente a ridosso dell'intervallo. Cosimo Margagliotti trova il pertugio per la battuta dal vertice d'area piccola e mette in seria difficoltà l'estremo rivale. Dall'altra parte anche Di Vincenzo rischia grosso sulla palombella dalla distanza di Bonasia, che si impenna pericolosamente e si spegne di poco sopra la trasversale virtussina. Prima del duplice fischio ci prova anche Niccolò Margagliotti con un diagonale dal vertice d'area che Lalic non riesce a depotenziare, ma ci pensa Campanella a dare una mano al proprio portiere spazzando la sfera prima che si potesse compiere l'ineluttabile. L'ultimo affondo virtussino del primo atto si registra poco dopo con l'avanzato Caniglia che in mischia spedisce tra i guantoni dell'estremo avversario. Al riavvio dei giochi il monologo della truppa di Carlucci è ancora più evidente, anche se le bocche da fuoco rosso-blu non sembrano particolarmente in forma, ed è per questo che arriva a dare manforte dalle retrovie il solito capitano Felice, pericoloso in questo frangente anche se la sfera va a spegnersi a fondo campo. Mister Di Luigi comincia a mettere al sicuro l'incolumità dei propri uomini, preservando quelli più decisivi, vedi Regner, in vista dell'ormai inevitabile scontro play-out in quel di Penne. La Virtus vuole stringere i tempi per ribaltare il risultato e puntare alla salvezza diretta. Al 20esimo Conti protesta e invoca il penalty per un presunto intervento ai suoi danni, ma non è dello stesso parere il fischietto campano che fa proseguire. Alla Virtus non mancano le occasioni per pareggiare i Conti, ma Lalic si erge a baluardo insuperabile sulle conclusioni ravvicinate di Conti e Niccolò Margagliotti, quest'ultimo in due occasioni ravvicinate. I rosso-blu vanno anche a segno prima della mezz'ora, ma la posizione di Conti al momento della battuta è irregolare e arriva di conseguenza l'annullamento della terna arbitrale. Il gol del pareggio, quello vero, è soltanto rimandato di pochi minuti e si concretizza al 39esimo grazie a Capitan Felice, ancora una volta salvatore della patria cupellese. Sarà la rete che cristallizza il risultato finale, che risulta ininfluente per il Casalbordino con la mente già rivolta alla sfida salvezza con il Penne. Rimane in un limbo la Virtus Cupello, non ancora sicura della salvezza diretta e in attesa di notizie confortanti dalle abruzzesi di Serie D. Fine gara con Giuseppe Di Francesco, direttore generale della Virtus Cupello. Oggi siamo in una situazione di giudizio sospesa perché virtualmente la squadra dopo questo pareggio sarebbe salva, ma non è sicura al 100%. Sì, purtroppo il meccanismo è questo, quindi dobbiamo aspettare la Serie D, però siamo contenti. Ecco, la prestazione, anzi oggi secondo me meritavamo sicuramente di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. Peccato, perché poi il portiere loro è stato veramente bravo, ha fatto tre interventi a mio modesto parere molto belli, molto forti, quindi però il meccanismo è questo e chiaramente credo che qualcosa vada rivisto, perché adesso aspettare circa un mese per verificare se la squadra, cioè, capite benissimo che è un discorso un po' difficile, no?